Paolella e ti annuncio che sono pronti gli atti, sono usciti in via telematica, ma saranno eseguiti in via cartacea, quindi c'è una reale volontà di fare il convegno e soprattutto la promessa degli atti ben mantenuti. Ma non solo, poi dopo il professore Paolella ci parlerà addirittura di Boston, di Chicago, ci porta in giro per il mondo come sulle ali di Giovan Battista Della Porta, che era figlio di chi era figlio? Professoressa Teresa D'Esposito, cattedra di cartografia antica medievale, e quindi non solo la conoscenza del papà, ma anche il nostro territorio, i nostri uomini, questo mercante vestito di arte che riesce ad affrontare e a risolvere così tanti problemi. Ma ascoltiamo direttamente dalla sua voce. Grazie. Allora, chi è? Conosciamo però la data della morte, il 6 febbraio 1575, quindi siamo nel 500 e nasce Vico Equense. E voi sapete bene che Vico Equense è a metà strada tra Sorrento e Castellammare e le città di fronte che si ritrovano perché si navigava solo per mare, era l'unica strada che c'era. Sono Napoli e Pozzuoli. E tanto è vero che noi troveremo Nardo Antonio Della Porta, la sua presenza, in questi tre luoghi, cioè Pozzuoli, Napoli e Vico Equense. Lui ha la fortuna di nascere in un posto considerato un luogo ameno, un luogo che era stato scelto già in antichità. A Vico abbiamo la presenza di una villa romana, ma abbiamo anche delle vestigia angioine nel periodo aragonese e nel periodo in cui vivrà Nardo Antonio della Porta, Vico ha una sua importanza, soprattutto per la presenza di molte maestranze, anche perché si produceva soprattutto un vino e Nardo Antonio della Porta sarà uno di quei personaggi che trasporterà con le proprie imbarcazioni questo vino, detto Mazzacane, che era un vino novello, un vino rosso, che piaceva molto sia sulle tavole napoletane, ma addirittura nelle tavole romane dei cardinali e del Papa, che pare che bevesse questo vino. La cosa divertente nel libro che ho letto accuratamente, che veramente ringrazio perché la professoressa Alberta Maresca mi ha dato la possibilità di studiarlo e vedere proprio l'importanza che si dava a questo vino e alle tasse che si pagavano sulla botte piena quando l'amico andava a Napoli, ma anche sulle botte vuote che i fedatari possedevano e che da Napoli andavano a Vico nel periodo delle vendemmie per essere riempite. Ma la vita di Nardo Antonio della Porta ruota quindi su questo mare che è il Mar Mediterraneo, che Fernando Braudel ha definito un mare di mari, un mare di isole, un mare di penisole, con le sue coste alte e frastagliate, un mare di civiltà, un mare di porti. Abbiamo quasi 600 porti nel Mediterraneo, una storia di 20.000 anni che va avanti con i suoi mari di vigneti, con i suoi mari di uliveti, con questi marinai che diventano contadini e viceversa. Qual è la fortuna di Nardo Antonio della Porta e la sua grande ricchezza? Innanzitutto parliamo di un uomo di cultura che aveva una grande esperienza giuridica, perché farà mille mestieri e in tutti i mestieri che farà viene fuori sempre la lealtà dell'agire, bellissimo, cioè la lealtà dell'agire soprattutto nell'ufficio di mandamento della Regia Cancelleria, ma la sua ricchezza nascerà sul mare per aver dato in prestito, anzi dovremmo dire noleggiare,
vascelli non all'imperatore qualunque, ma all'imperatore Carlo V. E chi conosce un po' di storia sa bene che Carlo V dominava non solo il Mediterraneo, ma anche l'oceano e tutte le terre. E l'unico grande nemico di Carlo V erano i francesi. E c'è un momento anche bello dell'arrivo dei francesi a Vicequense, perché i ricani, capeggiati proprio da Nardo Antonio della Porta, si arrendono immediatamente ai francesi. Uno, perché non vogliono che venga saccheggiata la loro città. Due, perché erano stanchi delle angherie, dei soprusi del feudatario Federico Carafa. E quindi cercano di fargliela pagare. Federico Carafa a un certo punto lascerà Vico e si rifugierà a Sorrento, che è ancora saldamente nelle mani spagnole. Però siamo nel 500, è poco conosciuta da tutti, ma nel 1526 la città di Napoli viene colpita dalla peste e l'esercito francese sarà decimato dalla peste, perché a un certo punto andranno via i francesi e sappiamo bene che Napoli resterà saldamente nelle mani degli spagnoli per moltissimi secoli, e degli spagnoli apprenderemo la burocrazia spagnola. Però vi voglio dire una cosa: nel 500 Napoli ha 300 stampatori, oltre all'università Federico II, di cui quest'anno ricorrono i 1000 anni della fondazione, che fu fondata nel 1324, e soprattutto la presenza di scuole, cioè di scuole private, di questi maestri che istruivano questi figli di questi ricchi vicani anche. E divertente, la scuola iniziava il giorno di San Luca, il 18 ottobre, si chiudeva il giorno di San Giovanni, il 24 giugno. Per me è stato facilissimo ricordarlo, perché ho fratelli si chiamano Luca e Giovanni, e quindi mi era molto familiare. La cosa veramente che fa di Napoli una capitale della cultura nel 500, che sono delle scuole laiche, e Giovan Battista della Porta si formerà e si forgerà la propria cultura in questo mondo molto aperto, molto avanti rispetto agli altri luoghi. E chi è che aprirà le porte a Giovan Battista della Porta, ma soprattutto al padre? Nardo Antonio della Porta, in seconde nozze, sposerà una spadafora, Eleonora Spadafora, la quale era una donna di cultura anche lei, ed era la figlia di un antiquario, Adriano Spadafora. Quale Adriano Spadafora non raccoglieva soltanto dei cimeli, dei reperti, li studiava, perché era uno studioso profondissimo di greco e latino. E quindi c'era questa voglia di studiare, di imparare, e dobbiamo ringraziare quei tanti uomini che, quando verrà istituito nel 1560 il Tribunale dell'Inquisizione, avranno l'accortezza di nascondere i propri libri proibiti nei bauli che mettevano sotto al letto. E quindi sono arrivati tanti libri anche fino a noi, proprio per questa accuratezza che avevano questi uomini. Il fatto di avere una grande cartografia dal 500 fino ai giorni nostri nella Biblioteca Nazionale di Napoli e nell'Archivio di Stato dimostra soltanto la grande ricchezza di Napoli e del Mediterraneo. Infatti, a corredo di questo libro c'è più di una carta, già la prima, che si trova proprio nel frontespizio del libro, riporta proprio queste carte antiche che sono delle vere e proprie opere d'arte. Se pensate che lo studio più bello su quel di cartografia è stato fatto da un architetto,
insegna adesso all'Università Ca' Foscari di Venezia geometria descrittiva, perché vedere queste carte significa anche vedere la bellezza dei luoghi, l'importanza dei luoghi, e i vicari che si trasferivano a Napoli cercavano di avere la residenza in Napoli. Infatti Antonio della Porta aveva anche la residenza napoletana, che non era una residenza di nascita, ma era una residenza che aveva acquisita. Possiamo quasi confrontarla ad essere cittadini europei oggi. Aveva questa importanza essere cittadino napoletano, ed è chiaro di come la nostra città viva attraverso la vita di Nardo Antonio della Porta tutti questi periodi storici. E non è vero che nel 500 con la scoperta dell'America il Mediterraneo non avrà più la sua grande e reale importanza, ed è dimostrata sempre da Braudel in un libro famosissimo, Civiltà e Imperi del Mediterraneo all'epoca di Filippo II di Spagna, in cui noi ritroviamo sia saccheggio di Sorrento e Massalbrenze, che erano due luoghi in quel periodo molto ambiti dai musulmani, e sia gli scontri che si verificheranno sul Mediterraneo con navi che non erano della Regia Flotta, perché i sovrani non avevano una flotta regia. Quando dovevano far guerra, dovevano chiedere a veri e propri mercenari, i quali avevano queste navi che in asiento venivano noleggiate e fittate dai sovrani. Soltanto successivamente nasceranno queste flotte. E quindi Nardo Antonio della Porta attraversa tutti questi periodi. E una delle cose più divertenti che veramente fatti con acume dalla preside Alberta Marisca è stata la storia di Ferrante Carrafa, che è il figlio di Federico Carrafa, che a differenza del padre avrà una visione rinascimentale nei confronti dei propri sudditi. A un certo punto lui riporta una frase meravigliosa: la carne si conserva col sale, la carne degli uomini sa da condì con lo zucchero. Cioè, veramente, questo modo di fare, a tal punto che Giovan Battista della Porta, il figlio quindi di Nardo Antonio della Porta, nel 1574 finisce anche lui nelle maglie del Tribunale dell'Inquisizione. Ebbene, la cosa più divertente che si scopre è che il Tribunale non gli riesce per un anno intero a notificare, perché non lo trovano, il fatto che debba andare in carcere per aver scritto un libro di crittografia che era vietato, che quindi era qualche libro che potesse far perdere gli studiosi. Probabilmente Giovan Battista, anzi quasi sicuramente, in quel periodo si nasconde nei casali vicani al profumo del vino mazzacane e al profumo dei formaggi che la terra di Vico ha dato e continua a dare. E mi viene da sorridere a volte pensando al provolone del Monaco, che per me è il formaggio del viandante, del navigante, quando doveva attraversare il mare da Vico verso Napoli. Grazie professoressa Del Po, ci avete fatto sentire importanti in questa Napoli capitale, in questa maniera di raccontarlo e di affrescare questa situazione. Quindi allora avete compreso? Giovan Battista della Porta nasce, diciamo così, tra virgolette, in un terreno fertile costituito da un assetto familiare che è un importante mercante.